costituzionali altrettanto importanti e fondamentali quanto quello della rieducazione del condannato. Marco Taradas. Ma ho sentito due imprecisioni, diciamo. La prima è che usciranno gli irriducibili. Questo assolutamente non è vero, perché la Corte Costituzionale ha detto chiaramente una cosa, e cioè che non può esserci, solo a precludere l'uscita di detenuti all'ergastolo, la collaborazione. Ma ha detto anche che serve una legge, perché naturalmente non si può mettere automaticamente liberi delle persone che hanno continuato ad avere rapporti con le organizzazioni mafiose o che sono ancora pericolosi. Quindi non è che verranno messi in libertà tutti coloro che stanno all'ergastolo e non hanno collaborato. Ha detto anche che ci possono essere delle ragioni oggettive, ad esempio il timore che i familiari subiscano delle vendette o altre, che possono avere impedito la collaborazione. Quindi spetterà sempre al magistrato, cioè al tribunale di sorveglianza, quindi, a coloro che hanno seguito. La decisione sarà finale del presidente del tribunale di sorveglianza. Non lo so, perché bisognerà vedere cosa deciderà il Parlamento. Il Parlamento può chiedere che sia la procura antimafia ad avere l'ultima parola, quindi noi non lo sappiamo ancora, il Parlamento deciderà. Ma certamente gli irriducibili non usciranno mai di galera, a meno che gli irriducibili siano d'accordo con i magistrati, cosa che è già successa in passato e può succedere anche in futuro. Questo non c'è dubbio, ma quello è un problema diverso. Quindi lei nelle parole del dottor Di Matteo non vede un pericolo, cioè Di Matteo dice attenzione. Di Matteo dice una cosa non vera. La seconda cosa non vera che dice Di Matteo è che questa legge fu voluta da Falcone. Non è vero. Perché la legge che prevede l'ostatività è stata fatta nel 1992, poche settimane dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino. L'anno precedente, quindi quando Falcone poteva incidere sulle leggi, venne modificato il 4 bis, quello che prevede l'ostatività, nel 1991, con Falcone attivo. E questo criterio dell'ostatività non esisteva. Il criterio dell'ostatività venne introdotto l'anno successivo, dopo Ingroia, Amuri Ingroia. E Di Matteo si riferiva, diciamo, al complesso del sistema che era stato concepito da Falcone, che aveva come nucleo. Non è vero, scusi, però, posso finire? Che aveva come nucleo la legge sui collaboratori di giustizia. Certo. La legge sui collaboratori di giustizia consente una serie di accessi a benefici, perché è la prova della rottura del vincolo con l'associazione mafiosa. E su questo mafiosa siamo d'accordo. Dopodiché è vero che la legge venne approvata successivamente, ma questo credo sia oziosa la questione. No, non se è oziosa. L'ha scritta, si dice, l'ha scritta, si nomina il nome di Falcone come se fosse l'autore di questa legge. Però non è così. Credo che sia vero questo. Che c'è chi spinge, infatti non ho detto che già è così, si vedrà che legge farà il Parlamento, ma dico che mi pare incoerente e contraddittorio che c'è chi da una parte si straccia le vesti per la scarcerazione di Brusca e dall'altra spinge per l'abolizione dell'ergastolo ostativo, che potrebbe non ho mai sentito nessuno dire queste cose, comportare la scarcerazione anche degli dottor Ingroia, mi citi una sola persona che si straccia, che si è stracciata le vesti per l'uscita di Falcone e spinge per l'abolizione. Citi una persona, tutta la trasmissione. Mi citi una sola persona, posso citare 100, una, me ne basta una, farei torto ai 99. Me ne citi